molto emozionata in realtà all'idea, perché considero comunque questo posto è la mia seconda casa. Noi abbiamo sempre immaginato come poteva essere la masseria, quindi siamo sempre rimasti qua a combattere. L'emozione di chi nel futuro della masseria Antonio Esposito Ferraioli di Afragola ha sempre creduto. Le 308 famiglie negli orti urbani, i volontari del museo didattico. Ora parte il cantiere del progetto da 1.497.000 euro che in 7 mesi cambierà tutto. Avremo una casa d'accoglienza per donne e minori vittime di violenza, e una buvette, un negozio per vendere i nostri prodotti ma anche quelli di altri beni confiscati, e un'aula per fare formazione. E ci immaginiamo oltre 30 persone a lavorare nelle varie attività che saranno attivate. 21 anni per l'assegnazione dopo la confisca al clan Maiulo a 5 realtà, poi vandalizzazioni, intimidazioni, ostacoli burocratici, una storia di forza e determinazione con la prefettura di Napoli e i commissari prefettizi in campo da mesi per questo e gli altri beni confiscati nell'area metropolitana. Un censimento e un nuovo modello per superare mancanza di risorse o inerzia dei comuni. Noi abbiamo fatto un progetto di partnership pubblico-privato per cofinanziare i beni particolarmente significativi. Ne abbiamo individuati 15. Si tratta di sostenere tutte le progettualità e di sollecitare comunque i sindaci ad avere particolare sensibilità. Non sono opere come tutte le altre queste.